Sacro e fantantico tra le schiere furon visti, risorgerò per Dalsauro e Battisti. Lotta cruenta in secolare errore, in Francia fin l'italico valore. Ci spuderà di vivere le sponde, e tacco e chiave si placarò l'onde. Compito tra le schiere furon visti, risorgerò per Dalsauro e Battisti. Lotta cruenta in secolare errore, in Francia fin l'italico valore. Ci spuderà. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo, il Signore sia con voi. E con il tuo spirito. Preghiamo. 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 Dio onnipotente ed eterno, che guidasti il nostro padre Abramo, esule nella sua terra e dalla sua stirpe accompagnasti nel cammino, dona la tua benedizione alla partenza di questa gara podistica. Conforto e sostegno lungo la via, difesa nei pericoli, perché tutti raggiungano la meta desiderata per Cristo nostro Signore. E la benedizione di Dio onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo discenda su di voi e con voi rimanga sempre. Buona gara. Grazie a tutti. Voglio fare solo un augurio a tutti voi. Come sapete, ha detto prima Pasquale, questa è la nona edizione. Per questa amministrazione è la prima. Io ringrazio tutti quelli che ogni anno con denari fanno sì che questa manifestazione avvenga. In primis Ferdinando Iurice, grazie da parte di tutta l'amministrazione. Speriamo che l'anno prossimo questa manifestazione sia ancora migliore. Un augurio a tutti, grazie. Siamo con il sindaco di Portico di Caserta, Massaro. Ecco sindaco, secondo lei questo è un evento importante anche sotto l'aspetto giovanile, vero? Soprattutto sotto l'aspetto giovanile. Questo è un momento di aggregazione, è un momento in cui partecipano tutti i bambini delle scuole e ogni anno vedo una partecipazione maggiore, quindi questi sono gli eventi che fanno bene al paese. Che c'è da dire? C'è da dire che Ferdinando Iudice, come ho detto prima,
è una persona che si prodiga da 9 anni per questa manifestazione. Intorno a lui gira un'equipe di persone che sono sempre disponibili e pronte a dare una mano. Questo deve essere lo spirito. L'amministrazione infatti vuole fare un consiglio comunale in piazza proprio perché in realtà vuole che la gente inizi a partecipare di più, come durante queste manifestazioni, anche nella vita politica. Non ho da dire altre cose, perché oggi è la giornata, è una giornata di festa, è una giornata dello sport, ed è giusto, magari qualche parola la può dire il delegato allo sport, Pierfrancesco Morrone. Bene, ecco, assessore, secondo lei davvero un evento che tira, un evento a cui partecipano molti atleti? Ormai è una tradizione consolidata del nostro territorio, è la prima volta che noi la seguiamo direttamente come amministrazione, abbiamo provato a dare il meglio di noi stessi anche in termini non solo di partecipazione ma anche di termini fattivi e di collaborazione reale nei confronti di queste persone che tanto si impegnano e che vanno incontro comunque anche a spese e tanti impegni, insomma. Questa amministrazione è vicina allo sport, il campo sportivo è sarà praticamente il fiore dell'occhiello di questa comunità, ed era una struttura che non più tardi di 5 mesi fa era completamente all'abbandono. Nell'attuale palestra ci sono 5 società sportive che fanno attività tutti i giorni, già dalle 3 del pomeriggio. Ecco, quindi voglio dire, noi siamo un'amministrazione che guarda allo sport, guarda ai bambini, guarda al sociale, guarda allo stare insieme. Per la chiusura finale di tutto l'evento. Grazie a tutti i partecipanti, buona domenica. Passo la parola al sindaco Gerardo Massaro. Di nuovo buongiorno a tutti. Di nuovo ringrazio tutti i partecipanti che hanno reso questa giornata bellissima. Ringrazio soprattutto coloro, i volontari che sono giorni che si stanno prodigando perché la giornata fosse così bella. Quindi li ringrazio ad uno. Poi che cosa c'è da dire di più? Questa è stata la prima corsa, è la nona, però come dicevo è la prima che questa amministrazione ha potuto seguire appunto come amministrazione, e noi quello che possiamo dire di essere ancora più presenti, di stare più vicini ai volontari e far sì che questa festa vada sempre più a migliorare, pure perché l'anno prossimo sarà la 10ª, quindi deve essere una manifestazione ancora di più ricordata. Ringrazio l'esercito italiano che è sempre presente con il maresciallo Nacca, l'amico che a Macerata ci ha preceduto due settimane fa. Ringrazio tutti i portichesi per aver fatto in modo che oggi abbiamo dato un po' di fastidio con delle chiusure delle strade, però in realtà voglio dire hanno assistito a una festa, soprattutto per i bambini che ci hanno allietato con la corsa, e ringrazio anche la polizia municipale, non dite niente, può darsi che io nei ringraziamenti mi dimentico qualcuno, però sono stati tutti importanti, grazie a tutti. Ferdinando mi dice a lui no, però probabilmente prima era distratto, l'ho ringraziato sempre, nei discorsi che ho fatto prima l'ho ringraziato già, però voi lo sapete già, quindi lui non bisogna ringraziarlo perché lo sappiamo già, è sempre presente sul territorio, grazie Ferdinando. Passo la parola al vice sindaco. Allora, in realtà diciamo che il sindaco ha già detto tutto. Io vorrei aggiungere un ringraziamento soprattutto alla Croce Rossa, che come vediamo fanno sempre un ottimo lavoro, ci hanno dato già occasione durante la notte bianca di vedere qual è stata la loro partecipazione, ad ogni occasione è sempre stato pronti ad intervenire. Dopodiché un ringraziamento speciale al Circolo degli Anziani, che come in ogni attività mettono sempre a disposizione quelli che possono essere i loro locali, grazie soprattutto a voi. Dopodiché che dire, anche per me quest'anno è la prima volta, essendo anche io portichese, che partecipo, lo devo ammettere, alla gara podistica. Io voglio fare innanzitutto un ringraziamento ai veri protagonisti di oggi, vale a dire gli organizzatori, il nostro assessore alla manutenzione Nando e anche ai corridori, ai portichesi compresi. Abbiamo visto come l'evento di oggi è riuscito in pochissime ore a raggruppare diverse fasce d'età. Alle 9:30 abbiamo iniziato con i bambini, direi che rappresentano il nostro futuro. Dopodiché abbiamo visto veramente atleti di ogni età, di ogni fascia,
E grazie, come in ogni caso abbiamo visto quello che può essere il nostro futuro, e quindi preoccupati in quella che è la figura del bambino, ma ancora il nostro passato, che è stato rappresentato dagli over 55, il che dimostra che appunto l'età è soltanto un dato anagrafico, e per chi ha voglia di vivere e di partecipare lo testimonia come ha fatto oggi appunto con la gara politica. Come in ogni caso è ben bocca al lupo, perché eventi del genere si ripetono ogni anno, siamo arrivati alla nona edizione di questa gara politica, quindi vuol dire che col tempo un successo è stato registrato. E come in ogni caso vi lascio augurandovi buona domenica e buon pranzo. Bravo. E come si suol dire, ad maiora sempre. Arrivederci. Bravo.